un'altra domenica, stesso luogo, stesse persone e un'altra bella trattoria nascosta nell'entroterra della Maremma da scoprire. Dove si va oggi? Oggi andiamo a casa Migliorini. Dove? Campagnatico. Quindi prepariamoci al meglio. Madre. No! La squadra al completo. Fai tornata su? No. Si mangia più. Ulle. Ah, senti che calduccio. Quando vado a Firenze con l'autobus passo sempre per questa strada. Questo era un ristorante che si trovava sulla Grosseto Siena. Eccola, questa è la Grosseto Siena, la vecchia Grosseto. Questa? Si fermavano camionisti, cacciatori, fungaioli. Casa Migliorini. Andiamo a riempire questo stomachino. E quindi qui chi si fermava? Camionisti? Sì, sì, camionisti, macchine. Anche grossetani però. Chiami, sì, sì. Quanti anni è che siete qui? Sempre. Dal 36. Dal 36? Dal 36, il nonno. Sì. Nonno e nonna. Il nonno. Mamma e poi noi. Ma qui ci sarebbe anche la possibilità di fare un pisolino? No, non c'è l'albergo. Qui non l'albergo c'è, manca. Ora a parte non ce lo chiede più nessuno. Ah. Ma prima lo chiedevo, madonna quanto lo chiedevo. Quattro fratelli. Anzi, tutte e quattro, capito? Quattro. Guarda che è difficile che quattro fratelli rimangano uniti. Non è mia tanto facile. Nella vita, nel lavoro. Si cucina semplice. Ma uno non si è visto. È Paolo. Paolo, grande Paolo, numero uno. Tre. Sì. È lì alla colonna, signora. Buongiorno. Senti, di primi fatti in casa ci sono tortelli di rivolta spinaci, tagliatelle o pappardelle al cinghiale. Allora, menù rigorosamente detto a voce, così non ci hanno neanche portato il menù cartaceo e abbiamo ordinato subito tre bei primi differenti, tre secondi e due contorni, quindi anche oggi si mangia bene. Il ristorante non si chiama Casa Migliorini, è la località Migliorini, il locale si chiama Fratelli Serafini. Tortelloni di chi è? Io. Grazie. E lei? Ha arrivato l'arsenale. Qui abbiamo dei classici tortelli al ragù di carne, poi pappardelle al cinghiale. E te, guarda, tagliatelle al cinghiale. Si fa solito piano, si gira? Sì. Una petuta a titti, Smucina. Rumore. Guarda che forma è il tortello, qua. Spianato, ripieno su un lato. Si macchia su. Oh, ma stai calmo. Buon appetito, ragazzi. Ragù molto saporito. Non si sente molto il sapore della ricotta, però. Sente più quello del spinacio. Si squaglia in bocca. L'impasto è molto leggero. Molto buoni. Cioè, questi qui. Oh, ma stai calmo. È una roba. Oh. Che fai a mangiare in silenzio? Dammi un po' di. No. Pasta molto fina qui. Ma hai tagliato due. Oh. Non potevi. No. Ah, il sughetto mi è caduto. Porca vacca, pappardelle su tanta roba. Senti inizialmente il sapore dell'uovo. Tanta roba. Il cinghiale però non sento molto. Sì. Mi sono arrivate le tagliatelle. Un tozzo di pane però servirebbe qui. So guai le pappardelle queste. Va. Comunque anche i tortelli di un buon livello. Ci siamo bloccati. Cioè stiamo. Manca la cosa più importante, il cestino con il pane. Se gli portasse 4-5 grissini sarei l'uomo più felice del mondo. Questo sughettino non entra nella mia bocca da solo. Guarda che ti stai sporcando, vedi? Con quella sciarpetta. Com'è? Sono triste senza il cestino del pane. Mica c'ha un cestino di pane, un pochino di grissini, come la vedi? Aia! I grissini è roba rara. Grazie. E io ho finito tutto. Sì. Ci siamo riaccesi. Io mi vorrei fare un problema. Ha paura. Scusa. Ha una teoria. Ah, sì. Vuole esporre una teoria.
la mia teoria è questa. Allora, regola numero uno, il discorso della scarpetta che io già vi avevo fatto presente l'altra volta. La seconda regola importante è andare al ristorante senza giubbotto, perché non sai dove metterlo. Niente nell'attaccapanna, dietro la sedia si può macchiare. Venite sempre senza giubbotto. Vuoi anche l'altra regola numero tre? Ma c'è anche la regola numero tre. Quando siete un gruppo da 6 a più persone, entrate sempre primi nel ristorante o nella trattoria e andate sempre capo tavola, perché poi capo tavola è quello che organizza tutto e che decide i primi e i secondi, è quello che ordina tutto. Ricordatevelo, è importante, dovete essere capo tavola e la postura è questa, mai le gambe sotto il tavolo, perché dovete essere sempre pronti per scappare. Il signore, poi c'è la trippa, c'è il cinghiale. Copertina adesso, quindi buoni. No. Qui abbiamo la classica trippa, la fiorentina, da provare. Sformata di finocchi, conigliolo, il coniglietto e poi il must cinghiale, la cacciatora e fagiolini. Della trippa. Prima del cinghiale, perché è più delicato. Porca vacca, tanta roba. Pizzicantina era sul gusto. Buona la trippa, sentiamo il cinghialino. Sapore, un sapore molto delicato per essere cinghiale, effettivamente. E a me il coniglio mi ispira. Il coniglietto, aspetta, mi fa una scarpettina. Un secondo. Facciamo questo cambio. No, aspetta, mi fa una scarpetta. Ecco, visto, il dente. È autofagocita. Si mangia le labbra. Perché voglio fare la comparazione con Siro e Santa Caterina. Non è Sirio? Siro. Si scioglie in bocca. Ah, no, mangio un pezzo sbagliato. Sì, ma si scioglie in bocca. Ok, dipende un po' dal pezzo che ti tocca. Io sono un po' fortunato, tipo che adesso il secondo che ho mangiato molto più sfilaccioso. Vai col coniglio. Ridotta ai risi in bianco. Coniglio, porca vacca, questo è buono. La crosta c'è all'esterno molto saporita. Coniglio con il sughetto del cinghiale. Di finocchio. Me lo vuoi precludere? Sformato tanta roba. Quindi il cinghiale, questo è il migliore fra i tre? Sì. Fra i tre trattori è il migliore? Sì, per ora sì. Hanno lasciato i fagioli solamente a me. Le darete voi il giudizio? Stasera? No. Sì. Tutto raso al suolo. E ovviamente che fai? I dolcetti non li prendi. I dolcetti tra l'altro fatti in casa. Zuppa inglese, zuccotto. Super tipico toscano, fiorentino, zuccotto. Grazie. Zuccotto. Io vai. Ce l'ho presa. Qui si gode. Un momento più bello del pranzo. Fammi assaggiare questa zuppettina inglese, iniettata di Eric Hermans, crema. Le riprendi. È qualche vacca, tanta roba. Il pane di Spagna è proprio inzuppato dell'Arc Hermans, quindi è bello soffice e fresco. Però forse è troppo Arc Hermans. No, io quando mangio la zuppa inglese mi ricorda il Natale dai nonni, mi viene quasi da piangere. E adesso veniamo al nostro zuccotto, che non ho mai mangiato in tutta la mia vita. Sarebbe questo dolce super tipico fiorentino, fatto con pan di Spagna, ricotta, cioccolato fondente. Fatto in casa. Wow, questo è tantissima. La crema dentro è bella spumosa. Poi ci sono i pezzettini di cioccolato fondente dentro. Posso? Ma glielo mangi tutto. Bis. Ne voglio un altro. Lo pappo tutto io. Vero? Questo è buono. Si è fatto il bis. Ah, significa veramente buono. Grazie. Quindi conto finale? 90. 105. 110. 4 dolci. Prezzo super onesto, 3 super primi, onesto. 3 secondi, con 2 contorni, acque, 4 dolci, ho fatto il bis dello zuccotto anche, quindi ci sta come prezzo. I fratelli sono Serafini, però questo trattoria ristorante lo trovate come Casa Migliorini, perciò ragazzi, io come al solito spero di avervi fatto scoprire un nuovo ristorantino, trattoria, nascosto qui nella Maremma, nella zona di Grosseto, e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.